Diario spirituale di San Paolo della Croce, venerdì 29 novembre 1720. Feci indegnamente l'orazione e la Santissima Comunione arido, e nell'orazione fui distratto. Voglio spiegarmi come passo nelle distrazioni. Quando sono distratto, l'anima né più né meno sta in pace con Dio, con tutto che sia conturbato da pensieri che mi molestano, alle volte dico al mio intelletto che se ne fugge or qua or là. Va dove vuoi, che sempre anderai in Dio. Ciò mi avviene in queste distrazioni, cioè qual sorte di pensieri mi siano passati per la mente, fuori che non siano evidenti tentazioni. Nel tempo dell'orazione non le so dire, solo che so essere cose così indifferenti. E dalle volte mi sovviene che mi vengono pensieri anche spirituali. Tuttavia, per l'intelligenza che Dio mi dà e me ne accorgo, so che l'anima sta sempre fissa in Dio con la sua pace, ma resta più insensibile e secreta. E di questo se ne accorge la volontà che è la bocca, dove entra il cibo santissimo del divino amore, la quale, a benché resti cibata secretamente per l'impedimento che le danno queste due potenze memoria ed intelletto che se ne fuggono nelle distrazioni. Tuttavia lei non manca di starsene tutta attenta al suo cibo che è il santissimo amore di Dio. Il più si è che non lo sente tanto come quando le restano unite insieme le altre due potenze. Ed a mio credere si è come quando un bambino ha la bocca alla mammella della madre, che ingoia il latte e con le mani e con i piedi sgambetta, si storce, crolla il capo ed altre cose simili, ma sempre s'allatta perché non leva mai la bocca dalla mammella della madre. Certo, si è che gli farebbe più pro per se stesse quieto, che a far quel che si è detto. Ma tuttavia il latte gli va giù per la gola perché non leva mai la bocca dalla mammella della madre. Così l'anima, la volontà che è la bocca, non manca di succhiare il latte del santissimo amore, a benché le potenze memoria ed intelletto se ne fuggono certo, sì che sente più giovamento quando se ne stanno quiete ed unite. Io non saprei spiegarmi meglio, perché il Signore non mi fa intendere altro. Dal libro La via mistica di San Paolo della Croce di padre Antonio Calabrese. In questo giorno Paolo racconta di essere stato arido nella Santa Comunione e distratto nell'orazione. L'orazione anche in questo giorno è di quiete. Qui ripetiamo che l'orazione del santo durante i 40 giorni di ritiro fu ordinariamente di quiete, ma non poche volte anche di unione piena, e quando questa durava poco, ritornava ad essere di quiete. La spiegazione poi che dà sulla natura delle distrazioni è una meravigliosa pagina di dottrina mistica. Nell'orazione infusa, scrivono gli autori, l'anima non deve fare altro che ricevere con umile riconoscenza ciò che Dio si degna di concederle. Ma questa azione divina non avviene sempre nel medesimo grado. Nell'unione piena assorbe completamente le potenze dell'anima, nell'estasi aliena i sensi. Ma nell'orazione di quiete agisce così debolmente da lasciare adito alle distrazioni. Per questo motivo l'orazione di quiete è chiamata dai mistici anche unione debole. Scrive Santa Teresa: l'intelletto e la memoria sono sempre liberi, solo la volontà è schiava, ossia è schiava dell'azione divina. Poiché dunque l'orazione del nostro santo in questo ritiro è stata ordinariamente di quiete,
Non meraviglia che egli abbia avuto il fastidio delle distrazioni. Scrive ancora Santa Teresa: «Non so che rimedio vi possa essere al problema delle distrazioni. Finora Dio non me ne ha insegnato alcuno. Se ne conoscessi qualcuno lo userei volentieri, perché, come dico, mi tormentano spesso». Nell'orazione di quiete l'intelletto e la memoria, ancorché liberi, sono tuttavia tranquilli. Questo ha permesso a Paolo di dominare in qualche modo l'intelletto, tanto da potergli rimproverare: «Va dove vuoi, che sempre andrai con Dio». Egli stesso, inoltre, lascia comprendere che anche nelle distrazioni la volontà non è rimasta del tutto sola, né del tutto senza intelletto. Alcune sue espressioni infatti significano proprio l'azione dell'intelletto. Delle distrazioni si accorge la volontà. Non lo sente tanto invece il santo amore di Dio, come quando le restano unite insieme le altre due potenze. E qui aggiunge che l'anima, nonostante le distrazioni, sta sempre fissa in Dio, con la sua pace, e resta tutta attenta a prendere il suo cibo, che è l'amore di Dio attraverso la volontà, la quale è come la bocca che lo succhia. E per spiegarsi porta il paragone oltremodo chiaro del bambino che continua a succhiare il latte dal seno materno, anche se guarda altrove o si muove o sgambetta. In ultimo ci piace rilevare che Paolo per due volte parla dell'intelligenza che gli dava Dio per comprendere quello che ha narrato. Una volta lo dice espressamente: «Per l'intelligenza che Dio mi dà», la seconda volta indirettamente: «Perché il Signore non mi fa intendere altro», vale a dire, non gli fa intendere oltre quello che gli ha fatto già intendere e che gli ha narrato prima. Che è questo: certo si è che l'anima sente più giovamento quando l'intelletto e la memoria se ne stanno quiete e unite. Questo ci permette di concludere che la dottrina di Paolo proviene anche dalla sua esperienza. Egli parla per questa sua esperienza e per i lumi che Dio gli aveva dati, e non per averlo appreso da altri.